Ben ritrovate con un nuovo video. Come ho promesso, oggi impariamo a fare l'uovo con le farfalle. Eccolo qui, vedete? Vi ricordate il video dove vi mostravo l'albero di Pasqua? Il link lo trovate qui sotto nella descrizione. Ecco, oggi vi mostrerò come realizzare questo progetto. Questo semplice ovetto è una mia creazione, ma tranquille, è molto semplice, non è assolutamente difficile, occorre solo un po' di pazienza. Allora, iniziamo. Che cosa ci serve? Intanto un ovetto 6x4, 4 cm di diametro per 6 di altezza, un uncinetto 1,25 e un cotone numero 8. Io ho scelto questo giallo perché a me il giallo piace tantissimo. Vediamo come iniziare. Siamo pronte? Allora, iniziamo con il nostro cerchio magico. Due catenelle e poi andiamo a lavorare 15 punti alti che con queste due catenelle fanno un totale di 16. Quindi qui siamo già a 2. Ecco fatto, qui ci sono 16 punti alti. Adesso chiudiamo il nostro cerchio magico e lavoriamo un punto bassissimo per far sì che il lavoro si unisca. Quindi prendiamo la nostra catenella, lavoriamo un punto bassissimo. Abbiamo unito il lavoro. Bene, siamo pronti per il secondo giro. Nel secondo giro iniziamo con 3 catenelle, che sarebbe un punto alto più una catenella, e andiamo a fare un punto alto nel punto alto sottostante. Dopodiché lavoriamo una catenella e un punto alto nel punto alto sottostante. Una catenella, un punto alto. Quindi alla fine del lavoro, lavorando una catenella e un punto alto, dovremo avere un totale di 16 punti alti con in mezzo una catenella. Andiamo avanti con il lavoro. Ecco fatto il secondo giro, 16 punti alti con in mezzo una catenella. Adesso andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo. Iniziamo il terzo giro, 2 catenelle più altre 2 e un punto alto nel punto alto sottostante. Ripetiamo, 2 catenelle, un punto alto nel punto alto sottostante, 2 catenelle, un punto alto nel punto alto sottostante. Andiamo avanti così fino alla fine del giro per un totale di 16 punti alti con in mezzo 2 catenelle. Lavorati i nostri 16 punti alti con 2 catenelle in mezzo, ecco che andiamo a chiudere il nostro giro con un punto bassissimo. Bene. Adesso il prossimo giro è facilissimo perché è costituito esclusivamente da punti alti. Iniziamo con 2 catenelle e in ogni archetto lavoriamo 2 punti alti e un punto alto nel punto alto sottostante. 2 catenelle, 2 punti alti nell'archetto. Un punto alto
nel punto alto sottostante. Al termine del lavoro, dato che la matematica non è un'opinione, dovremo avere 48 punti alti, ma poiché il disegno che andiamo a sviluppare, cioè le farfalle, sono costituite da multipli di 5 maglie, ecco che noi dobbiamo arrivare a 50, quindi in due archetti, magari distanti fra di loro, andremo a lavorare 3 punti alti invece di 2. Il primo lo possiamo fare anche subito. Andiamo a fare 1, 2, 3 e il nostro punto alto sul punto alto sottostante. L'altro punto alto di aumento andremo a farlo un po' distante in maniera che non si noti. Per il resto, ogni archetto 2 punti alti. Ecco qui, 50 punti alti e noi andiamo a chiudere il lavoro con un punto bassissimo. Siamo pronti per iniziare il nostro motivo a farfalle. Iniziamo con i soliti 2 punti alti, dopodiché lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Contiamo 6 punti alti, saltiamo 6 punti alti, quindi 5, scusate, 1, 2, 3, 4, 5. Sul sesto lavoriamo un punto alto più altri 4 di seguito. 1, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo 5 catenelle, 5 punti alti. Adesso ripetiamo 5 catenelle, 4, 5. Saltiamo 5 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5. Sul sesto andiamo a lavorare un punto alto più altri 4. 2, 3 4. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Bene, siamo arrivati alla fine e adesso avremo questo motivo. 5 catenelle, 5 punti alti, 5 catenelle, eccetera. Siamo pronti per la fase numero 2 della creazione delle nostre farfalline. Iniziamo con 2 catenelle, che rappresenta il nostro primo punto alto. Lavoriamo altre 2 catenelle e adesso andremo a cercare il terzo punto alto di quelli saltati, quindi 1, 2, 3 e andiamo a lavorare un punto basso. 2 catenelle, un punto alto nel primo punto alto sottostante. E come vedete, la nostra farfallina inizia a prendere forma. Adesso lavoriamo altri 4 punti alti. 1, 2, 3, 4 e ripetiamo il disegno di prima, quindi 2 catenelle. Andiamo in cerca del terzo punto alto saltato e lavoriamo un punto basso. 2 catenelle e un punto alto nel primo punto alto sottostante che troviamo. Altri
altri 4 punti alti. E via dicendo, 2 catenelle, punto basso fino alla fine del giro. Ecco, questo è il giro finito con tutte le nostre farfalline. Adesso dobbiamo semplicemente perfezionarle. Quindi andremo a lavorare 2 punti, 2 catenelle che sostituisce il primo punto alto, 2 punti alti nel primo archetto, un punto alto doppio che andremo a infilare nel nostro punto basso. Altri 2 punti alti nel nostro archetto successivo e 5 punti alti sopra i 5 punti alti sottostanti. Adesso ripetiamo lo schema. Quindi 2, un punto alto, un altro punto alto per un totale di 2, un punto alto doppio che andremo a infilare nel punto basso. Altri 2 punti alti. E 5 punti alti successivi, quindi 1, 3, 5, 2 punti alti negli archetti, un punto alto doppio nel punto alto, nel punto basso sottostante. Altri 2 punti alti e via dicendo. Andiamo a dare un'occhiata e vediamo che le nostre farfalline hanno preso la loro forma. Ho concluso il giro e come potete notare le farfalline sono tutte formate. Ora, prima di rifare il disegno, che però lo faremo sfalsato, perché non è molto bello avere una farfallina sopra l'altra, ma rende di più se le farfalline sono sfalsate, andremo a lavorare un giro completo di punti alti, per un totale, vi ricordate, di 50. Quindi lavoriamo 50 punti alti e poi impariamo come sfalsare le farfalline. Bene, io ho lavorato tutto il giro di punti alti e adesso andiamo a sfalsare il disegno delle farfalline. Non è difficile, basta fare un punto bassissimo puntando sul secondo punto alto che troviamo, quindi ci spostiamo di un punto alto e qui andiamo a lavorare
nostre 2 catenelle. Adesso andiamo a lavorare altri 4 punti alti. 1, 2. E 4 e vedete che siamo arrivati con il quinto punto alto totale esattamente sopra la fine della nostra aluccia. Adesso dobbiamo fare 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Saltare 5 punti alti e lavorare un punto alto sul sesto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, eccoci qua, sul sesto noi lavoriamo il nostro punto alto. Quindi vedete, qui si è creato l'arco dove che diventerà una farfallina, e qui dove c'è la farfallina, adesso andiamo a lavorare altri 4 punti alti per un totale di 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi 1º punto alto l'abbiamo fatto, il secondo anche, dobbiamo arrivare a 5, quindi 2, 3. Questo è il quarto e il quinto. Dov'è che siamo arrivati? Siamo arrivati esattamente alla fine della seconda aluccia. Adesso 5 catenelle, saltiamo 5 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a lavorare un punto alto sul sesto. Ecco fatto. Andiamo avanti così, come abbiamo imparato a fare per il primo giro di farfalline, e quando abbiamo finito, vediamo a che punto siamo arrivati con l'uovo. Vedete che già si vede il disegno. Poi, ovvio che con un uovo bianco sotto non risalta bene il disegno. Allora vi insegnerò come far risaltare il disegno. Ok? Ci vediamo qui dopo aver finito anche il secondo giro di farfalline. Ecco, io ho quasi finito il secondo giro in cui si perfezionano le farfalline, ma mi è venuto il dubbio di non aver specificato bene dove si deve eseguire il punto alto doppio. Quindi adesso ve lo farò rivedere lentamente perché voglio essere sicura che sia eseguito in maniera giusta. Allora, qui facciamo il primo punto alto, secondo punto alto doppio. Allora, noi abbiamo detto che dobbiamo eseguirlo dentro il punto basso sottostante, ma dobbiamo cercare di infilarlo nel punto basso in maniera tale che sia posizionato sotto l'arco di 5 catenelle. Allora, questo è il punto basso, ma noi andiamo un po' più in giù. Dobbiamo cercare di prendere anche il punto alto, le 5, l'archetto di 5 catenelle. Quindi ripetiamo così, sotto, uno, e 3. Vedete? Il punto alto doppio è stato inserito qui.
così le farfalline risulteranno più compatte. 2, chiudiamo il nostro giro con un punto basso. Bene, adesso andiamo a fare un altro giro esclusivamente di punti alti, dopodiché vedremo la chiusura, perché vedete 1, 2, 3 giri di farfalline, 3 giri completi di farfalline e poi andremo a fare il giro finale. Per fare il terzo giro di farfalline, però, mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante. Come per fare il secondo, siamo andati avanti di uno con un punto bassissimo. Per fare il terzo giro, ovvio che dobbiamo tornare indietro. Quindi, per tornare indietro, infiliamo l'uncinetto nel punto alto precedente, agganciamo la catenella e tiriamo. Ok? Quindi 2 catenelle e le 5 catenelle per fare l'arco. Saltiamo 1 2 3 4 5, saltiamo 5 punti alti, sul sesto facciamo il nostro punto alto. E così siamo arrivati precisi. Adesso facciamo il nostro terzo giro di farfalline, compreso un giro intero di punti alti, e poi ci vediamo per il finale. Ecco qua, anche l'ultimo giro lo abbiamo concluso. Tiriamo il filo che andremo a saldare. Proviamo a infilare l'uovo e vediamo se le misure sono giuste. Direi che è perfetto. Abbiamo appena concluso il nostro primo ovetto che poi andremo a confezionare. Però per la confezione vi rimando alla parte numero 2, il link lo trovate nella descrizione di questo video. Quindi, cari amiche, siamo riusciti a fare il nostro primo ovetto. Ci vediamo per la seconda parte del video.